Buongiorno mamme! Anche voi siete tra quelle che soffrono di irregolarità intestinale? Ne ho parlato con l'esperta, con la nutrizionista Sara Cordara, che mi ha dato veramente delle dritte, dei consigli pratici molto utili per ovviare a questo problema. Adesso ve li racconto. Prima però vi voglio ricordare di scrivermi qui sotto al video, di segnalarmi gli argomenti che vorreste approfondire, così io potrò parlarne con gli esperti, darvi le risposte e tra l'altro, tra tutti i commenti, quattro verranno estratti a caso e quindi quattro di voi potranno ricevere a casa in omaggio un kit di prodotti Baby Kiss biologico da provare, quindi scrivete. Torniamo al problema della pigrizia intestinale. Allora, la nutrizionista intanto mi ha spiegato che si tratta di una cosa molto diffusa tra la popolazione femminile, per cui insomma non c'è molto da preoccuparsi. Vero è che ci sono alcuni comportamenti che possono favorire questo tipo di problema. Per esempio, una dieta carente di fibre, una dieta molto disordinata, quindi pasticciata, oppure bere poca acqua, ma anche l'assunzione di alcuni farmaci, per esempio l'assunzione di diuretici, di antidepressivi o anche di alcuni integratori come il ferro, possono così aiutare un pochino la pigrizia intestinale. E tra l'altro la stipsi si può aggravare con l'avanzamento dell'età, e anche in presenza di alcune patologie come l'ictus, il diabete, il morbo di Parkinson. E ci sono dei momenti poi nella vita della donna in cui si può presentare questo tipo di problematica, per esempio il momento della gravidanza. Proprio nei primi mesi di gravidanza si può così andare incontro a un po' di irregolarità intestinale. Allora, quali sono i cibi assolutamente da evitare? Il primo fra tutti, e credo che lo sappiate già, il limone, perché ha un forte potere astringente, ma non è l'unico, perché anche il tè e il vino rosso, per i tannini contenuti all'interno, hanno questo tipo di azione sul corpo, quindi evitiamoli. Alcuni frutti acerbi, come le banane, le mele, le pere e le nespole, frutta che invece quando è matura va benissimo per il nostro organismo e non crea problemi all'intestino. Poi bisogna evitare i fritti, gli insaccati, i formaggi che rallentano appunto la digestione e infine il riso non integrale perché essendo molto ricco di amido va ad aggravare la stipsi. Nei prossimi video vi parlerò invece di quali sono i cibi consigliati per aiutare il transito intestinale. Vi ricordo di scrivere qui sotto quali sono le tematiche che vorreste affrontare anche per essere magari tra le fortunate che ricevono un kit di prodotti Baby Kiss biologico da provare in omaggio e vi aspetto al prossimo video Baby Kiss biologico.